Napoli ha un patrimonio straordinario e ha un patrimonio sportivo straordinario. Insieme al patrimonio, diciamo, di bellezze naturali, ha anche un patrimonio sportivo straordinario che è di eccellenza, e di eccellenza non solo nazionale ma internazionale. Avremo oltre 900 atleti in vasca e quindi tra di loro avremo davvero tanti ragazzi che hanno già vinto campionati a livello internazionale, medaglie olimpiche, medaglie mondiali, medaglie agli europei. Quindi un momento di confronto per loro subito dopo gli italiani. In previsione dei prossimi mondiali ci saranno quest'estate in Giappone a Fukuoka. L'ultimo weekend di aprile dello sport napoletano si arricchisce con due importanti manifestazioni, a cominciare dalla sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli di nuoto, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, ospitata nella piscina Scandone di Fuorigrotta. Quindi questo sarà un ottimo momento per verificare lo stato della piscina e anche per verificare come reagiranno i napoletani per questo evento che si dimostrerà sicuramente all'altezza. Per quelli che sono gli impianti per i quali che siamo riusciti a manutenere nel modo adeguato, cerchiamo evidentemente di fare in modo che diventino sicuramente il fulcro di tante manifestazioni sportive, e in particolare la Scandone andiamo magari a farla diventare un giorno un polo di eccellenza, un centro federale del nuoto a livello nazionale, perché sappiamo bene che le potenzialità della Scandone al sud sono davvero uniche, e quindi cerchiamo e lavoriamo in quell'obiettivo. Il Grand Prix sicuramente è un passo in quella direzione, e anche naturalmente nella auspicabile vittoria per la candidatura a capitale europea dello sport. Ecco. E da venerdì a domenica, davanti al lungomare, sulla rotonda Diaz, oltre 100 piloti saranno impegnati nella prima tappa del campionato italiano Moto d'Acqua, Gran Premio Città di Napoli, che torna in città dopo 25 anni. Napoli è praticamente un palcoscenico naturale sul mare, quindi secondo noi non c'era posto migliore per poter fare una gara di moto d'acqua. Peraltro è la prima gara di campionato italiano di moto d'acqua. Sono molto spettacolari, ma più semplici da gestire nel centro di una grossissima città. È evidente che le nostre intenzioni, le intenzioni della Federazione Italiana Motonautica, se la città di Napoli gradisce lo spettacolo, se il Comune di Napoli gradisce il nostro tipo di organizzazione, è quella di iterare questo tipo di manifestazione portandolo a livello internazionale. Non c'è panorama migliore del lungomare Caracciolo, e quindi ben venga anche questa manifestazione. L'anno scorso abbiamo fatto anche la motonautica. Sicuramente l'intenzione del comune, il tentativo è quello di sviluppare l'aspetto sportivo di Napoli in tutte quante le sue forme, le sue possibilità, e quindi dare spazio a tutte quelle che sono le possibili manifestazioni, le richieste delle federazioni.